Mi chiamo Ginevra e chiedo giustizia per Carmine, il mio compagno che è morto in carcere. Nonostante avesse patologie gravi e nonostante avessimo tutta la documentazione che lui potesse uscire, non è stato fatto nulla. È stato lasciato morire dopo 12 ore di lenta agonia. E questa è la sua storia, accominciamo. Il mio compagno è stato arrestato nel 2020. Avrebbe dovuto fare 6 anni. Ma aveva delle patologie molto gravi. Quando è stato arrestato in carcere, io ho mandato tutta la documentazione di quello che lui stava facendo. Lui soffriva di una cirrosi epatica di quarto grado severa. Praticamente loro non gli facevano nulla. E così nel 2020 l'hanno portato al pronto soccorso perché non stava bene. Nel 2020 io facevo anche tante domande per farlo fare i domiciliari, ma sono state sempre tutte rigettate. Anche se il mio compagno continuava a stare sempre peggio nella cella. Finalmente riescono nel 2020 a fargli fare la prima visita epatologa e da lì riscontrano che ha un problema al rene. Nel 2021 viene operato d'urgenza al pronto soccorso perché praticamente aveva la scissi che era completamente andata, quindi gliel'hanno dovuto asportare e hanno dovuto togliere dei noduli al rene. Mi dissero che era tutto a posto, che stava tutto bene, quando poi invece lui sviene e deve rincorrere di nuovo la sua vita, portandolo al pronto soccorso. E lì si salva per un pelo. Stavolta però il dottore al pronto soccorso scrive malato oncologico con cirrosi epatica di grado severo. Lì faccio di nuovo il 5 febbraio un'altra richiesta per i domiciliari e anche quest'altra volta praticamente mi è stata rifiutata. Così decidiamo di mandare un medico privato per far visitare il mio compagno, dove praticamente c'era un'alimentazione che non andava bene per la patologia che lui aveva, non aveva le cure a sufficienza, stava morendo lentamente dentro quella cella e io non riuscivo a fare niente per quanto cercassi di combattere con tutte le mie forze. Si stava spegnendo piano piano, senza dignità, senza avere aiuto sanitario da nessuno. Il 23 febbraio ci chiamano e ci dicono che sta molto male. Che è collassato un polmone. Così io e suo fratello ci mettiamo in macchina e partiamo. Andiamo lì in ospedale e ci dicono che gli rimangono poche ore. E anche in quel momento, quando abbiamo chiesto di poterlo portare a casa, ci hanno detto di no. È morto dopo 12 ore di lenta agonia. Ora io mi chiedo una cosa perché ovviamente non mi sono fermata. È vero, le persone possono sbagliare, ma così essere trattate da animali. Non da persone. Tutti hanno il diritto di curarsi. Avrebbero potuto fargli fare i domiciliari anche perché lui i suoi 4 anni l'aveva già scontate. E allora io chiedo giustizia, perché vedete, mai dire mai nella vita. Quando si dice a me questo non succederà mai, a volte si passa un guaio senza neanche saperlo. Però è giusto che ognuno, quando si trova in prigione, possa essere trattato da essere umano. Con tutto quello che gli spetta. E allora io spero che con questo video ho dato voce al mio compagno, che in quel momento voce non ha mai avuto, perché si lamentava, ma tutti ridevano, nessuno lo prendeva sul serio. Il mio compagno è stato ucciso dallo Stato, dalla negligenza, da persone che lo hanno trattato come se fosse un animale, e questo non è giusto. Io combatterò finché non avrò avuto giustizia. Buona vita.